Allora, qui abbiamo la presidentessa delle Dive, la professoressa Caterina Minniti, insieme al ministro Cristiano Mangipinto. La presidentessa stanno per eliminarla perché finalmente eleggeranno un'altra presidentessa. Ma di che si tratta, presidentessa? Cos'è questa cosa qua? Questo è il mercatino dell'artigianato e dell'arte italiana che noi abbiamo inaugurato quest'anno in supporto dell'Italian Language Program per sostenere la lingua e la cultura italiana all'estero. E che cosa viene esposto? Viene esposta merce fatta dalle Dive, personalmente gioielli. Ma Dive chi sono le Dive? Sono le donne italiane che vivono all'estero. Le Dive, eccole le Dive, le Dive. Eccole qua. Le donne italiane? Che vivono all'estero. Ho capito. E oltre a vivere all'estero fanno anche queste cose? Eh sì, noi siamo molto brave nel nostro tempo libero e non. E anche molto umili. Tutte professioniste e sì. Cerchiamo di portare all'estero il meglio dell'arte italiana. Ecco, signor Ministro, l'abbiamo sorpresa in un momento di relax, ma ringraziandola per la sua squisita visita a questo mercatino, che cosa ci può dichiarare ufficiosamente? Niente, mi pare che sia una bellissima iniziativa proprio perché i fondi vanno a sostenere l'insegnamento della lingua italiana, in particolare il programma P. Quindi siamo molto contenti di questo. Ecco, il programma P sta andando a fondo o ricevete fondi? No, il programma P sta andando molto bene, insomma, per fortuna le prime statistiche ci danno un numero di iscritti ai corsi AP abbastanza alto in tutti gli Stati Uniti, per cui siamo molto ottimisti. Oltre 1400 persone a questo momento, per cui siamo ottimisti, sì, certamente. Grazie. Sono dati noi incoraggianti. Noi faremo di tutto, la comunità italiana è it's behind you. Viva l'Italia! Yeah.